Ecco, buongiorno a tutti, mi sentite? Buongiorno, 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 perfetto. Buongiorno a tutti, scusate per la mezz'ora di ritardo, ma come dicevo poc'anzi, il tempo è la maggiore ricchezza che una persona possa dedicarsi e io quando posso ne abuso, quindi con calma, tranquillità, è venerdì, quello che è fatto, preferiamo. Sì, è un venerdì piovoso, non è molto stimolante, come diceva il mio collega Carlo qui al mio fianco, però tecnicamente parlando, sempre tempo è, sempre weekend in arrivo. E noi che facciamo i trader per vivere, ce lo godiamo al massimo. Detto ciò, e dopo avervi doverosamente mostrato il disclaimer, andiamo a dare un'occhiata al contesto intermarket dei mercati. Piazza Affari, lo dico subito, è lì, che traccheggia, niente di particolare. Quindi non ci sono situazioni di grande variazione rispetto allo scenario che abbiamo già esaminato qualche giorno fa. Questa è sostanzialmente anche una delle ultime puntate di Market Talk, come sapete, se avete seguito ieri il mio progetto Academy sulle divergenze. Market Talk cessa sostanzialmente di essere un evento free. Qui vi mando, ecco, questo video di YouTube se ve lo siete perso. Quindi in buona sostanza non dico che siamo ai saluti, però se volete, intendete seguire ancora questo signore qua che ogni tanto spara un po' di stupidaggine sui mercati, toccherà associarsi a qualche progetto di quelli che abbiamo presentato. Guardatevi il video con calma quando avete tempo, chiamatemi se volete maggiori informazioni. Detto ciò, come appunto da anticipazione, andiamo a vedere subito lo scenario intermarket e partiamo come sempre da un concetto di coerenza o meno. Quindi ribadiamo l'aspetto coerenza. È coerente in questo momento il mercato? Allora, abbiamo un euro-dollaro che chiaramente sale dai minimi. Abbiamo un gold che arretra, quindi iniziamo a parlare di un qualcosa di decisamente anomalo. Abbiamo evidentemente un DAX in una fase di stabilizzazione, un laterale con una vocazione potenzialmente a scendere oggi, e abbiamo un dollaro yen che sale. In buona sostanza non ci si capisce una cosiddetta, nel senso che purtroppo in questo momento il quadro intermarket è un po' confusionario, non rispetta le regole che nella maggior parte del tempo è solito seguire. Quindi limitiamoci a un'analisi squisitamente tecnico-grafica della situazione per evidentemente trovare degli spunti operativi. Il grafico che vedete in questo momento è l'H4 di euro-dollaro, quindi non vado ad ampliare di troppo il raggio di osservazione. Avevamo parlato nell'ultimo Market Talk della possibilità di livelli tecnici abbastanza evidenti, prima questa zona statica corrispondente a un precedente minimo, poi l'idea che potesse pullbackare la vecchia area supportiva. E poi vedete, avevamo segnato questa zona in verde, questa resistenza dinamica, la prima che potevamo tracciare. In buona sostanza c'è stato un po' di tutto e niente di preciso, lo diciamo con grande chiarezza e franchezza. Quindi iniziamo a pulire il grafico da un eccesso probabilmente di riferimenti. È una classica fase di trading range. Non mi sembra che ci sia qualcosa di particolarmente, come dire, importante sul mercato. Mi dice Stefano che si vede solo la pagina di presentazione. Possibile? Non vedete il mio grafico? Sarà una delle ultime puntate free, però cerchiamo di farlo andare bene. Ok, grazie Stefano, perfetto. Quindi vi dicevo, dal punto di vista pratico, non mi sembra che ci siano degli spunti o delle caratterizzazioni particolari del grafico di euro-dollaro rispetto a quanto abbiamo già osservato. Adesso scalo su dinamica giornaliera e ribadisco l'idea che il mercato abbia, come dire, oramai lavorato e quindi reso quasi inutile questa idea pullback e si stia dedicando probabilmente a un tentativo di approcciare le prossime aree resistenziali. La prima di breve sfiorata ieri in area 1,10,90, 1,11, la seconda leggermente più in alto, 1,11,50, 1,11,20, scusatemi, ma niente di particolare. Quindi più che fare previsioni o trovare motivazioni operative, riscontreremo nei giorni a venire se questa
resistenza che sto appunto evidenziando qua su, questa di lungo, è una resistenza che verrà messa in discussione o meno, perché credo sia il livello grafico al di sopra o al di sotto del quale possiamo ipotizzare degli spunti eventualmente operativi. Questo per quanto riguarda l'euro-dollaro. Passiamo quindi al grafico, forse più carino e più interessante, e non vi nascondo anche che ha dato maggiori soddisfazioni al sottoscritto negli ultimi giorni, quello del gold. Come vedete, ha fatto capolino ed è stata centrata come precisione di timing. Eccola qua la divergenza di bassista col freccettino che punta verso il basso. Da quel momento in poi il gold ha iniziato a decelerare in maniera abbastanza consistente. In tanti avete seguito questa divergenza, lo avete scritto anche su Traders, quindi c'è stato un discreto, come dire, beneficio per diverse persone, che è poi un po' la matrice del progetto, dell'Academy che voglio realizzare, condividere delle dinamiche, delle logiche operative, quindi trarne dei benefici un po' tutti. È già successo in questa maniera un po' virtualizzata, succederà sempre più spesso, auspico, quando il team si metterà al lavoro. In questo momento c'è una chiara vocazione, o meglio, una chiara propensione del gold a decelerare, quindi è giusto andare a vedere qual è il target dell'area di decelerazione. Diciamo subito che non lo ha raggiunto, perché a mio parere, se il gold completa il suo movimento, quantomeno deve andare nella landing zone, che è in zona più o meno 1475-1478. Quindi mi aspetto che il gold possa continuare a scendere e che il target price sia più o meno in questa zona prezzi. Comunque, evidentemente, sul touch della prima area di supporto dinamico che è possibile tracciare. È evidente la divergenza rialzista, questo adesso è il grafico daily, quindi si conferma l'ipotesi divergenziale short, e in un mercato ben correlato, cosa che in questo momento avete visto non possiamo dichiarare, sarebbe un chiaro segnale ancora riscorme per i mercati azionari. Ma abbiamo osservato sin dall'inizio che c'è una, diciamo, una moria in questo momento delle abituali correlazioni di mercato, il che con i dati arri in arrivo nel pomeriggio è tutto sommato abbastanza abituale, se non addirittura logico. Quindi per ora rimango moderatamente short sul gold come idea operativa. Evidentemente un po' di prese di beneficio sono già scattate, visto che il gold nel lungo termine è uno strumento rialzista, quindi questa è una chiara operazione contrarian, e come tale, quando si fanno operazioni contro il mercato, si tende ad essere, permettetemi, come dire, un po' conservativi, cioè è un mordi e fuggi. Quando ti rendi conto che sei palesemente contro la tendenza primaria del mercato, evidentemente anche è giusto che tu sia veloce, reattivo, e che tu non insegua dei target, come dire, impressionanti, perché sono dei target contro trend e quindi di per sé meno propensi ad essere realizzati. Quindi dal punto di vista pratico, ripeto, mi aspetto che andiamo a toccare la trend line di supporto, e se tanto mi dà tanto, considerato che continuo a pensare che il gold sia un bene oramai long di lungo termine, su quel touch spero si realizzi una divergenza, perché vorrei comprare gold. Tutto qua. Quindi per il momento è sicuramente short e sconta un po' di eccesso di venduto di breve. L'euro vedo che sta tentando l'accelerazione rialzista, e quindi andiamo subito a vedere che cosa combina Francoforte. È una Francoforte che ha avuto un evento eclatante qualche giorno fa. Cioè, sicuramente l'evento di Francoforte è stato il breakout che avevamo visto tutti in anticipo di area 11.865. C'è stato il breakout, c'è stato il pullback e c'è stata l'accelerazione. Bellissima, bellissima. Una figura che si è concretizzata davvero con grande chiarezza, una figura che davvero ci avvicina sempre di più al mondo dell'analisi tecnica di base. Guardate che bello, il breakout dell'area di resistenza statica, la prima accelerazione, le prime prese di beneficio, il retest dell'area breakata con precisione assoluta. E a quel punto è ripartito un nuovo movimento. Come vedete da questo grafico, al di là di quello che è stato l'impulso più semplicemente misurabile negli ultimi tempi, c'è anche da dire che è altresì abbastanza, come dire, evidente dove il mercato potrebbe andare. Cioè, non sembra esaurita questa ondata rialzista su Francoforte, tutt'altro. Sconta evidentemente un eccesso di breve, lo vedete anche voi, l'angolo di ascesa è quasi insostenibile. Però se dovessimo continuare a ragionare con questa fluidità di osservazione, è evidente che il mercato deve completare
quassù, più o meno in area 12 e 4, dove incontrerà poi una resistenza tecnica che ancora una volta guardano in tanti e probabilmente porterà in tanti a fare delle considerazioni. È legittimo capire, o meglio, cercare di capire se l'area prezzi attuale è un'area significativa, e in questo caso per significativo non posso che affidarmi a Fibonacci, e la risposta è subito no, perché come vedete abbiamo violato al rialzo tutte le aree teoricamente efficaci di Fibonacci. Quindi è un trend long, bello, robusto, un po', come dire, stanco nel breve, nel senso che sicuramente soffre appunto un po' di vertigini, ha un angolo di ascesa davvero molto, ma molto inclinato, quindi teoricamente poco sostenibile, però marchiamolo a uomo perché non sembra completato il lavoro che ha fatto. Un segnale di warning è lontano perché scatterebbe solo la violazione di questo dinamico che attualmente transita più o meno in area 12.050. Quindi finché il mercato rimane sopra questi livelli prezzo, è ancora da considerare un mercato rialzista che magari può ancora regalare un eccesso teso a completare la fase di allungo. Evidentemente però è un mercato che sembra aver bisogno, ripeto, un po' di rifiatare. Quindi trading, 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 divergenze su time frame bassi, M30, M15 e quant'altro, e nessun volo pindarico di medio breve perché in questo momento, ripeto e ribadisco, non mi sembra sia il caso di lanciarsi in operazioni di troppo ampio respiro. A conferma di quanto sopra, ed è probabilmente l'unica fase ben correlata che riesco a rilevare, c'è il dollaro yen che sembra un gemello diverso del DAX, nel senso che continua ad assecondarne con discreto sincronismo le fasi accumulo distribuzione. Non so se ci avevate fatto caso, però guardate, il DAX ha fatto questo, che per alcuni è un testa e spalla, in effetti lo è, lo sapete che non mi piace come figura, e l'ha fatto anche il dollaro yen. Guardate che precisione, che bella correlazione fra andamento del dollaro e andamento del rischio. Poi il DAX ha sfondato, ha fatto il pullback ed è andato via, il dollaro yen si è limitato a sfondare al rialzo. Quindi sono, diciamo così, ben correlati, direi, in maniera abbastanza efficace. E infatti, così come oggi il DAX da qualche ora in verità sta lateralizzando, se zoomiamo sul grafico del dollaro yen, noterete anche qui un box abbastanza esteso di quotazioni da nulla cosmico, nel senso che ci muoviamo da quasi 24 ore in addirittura 20 pips di volatilità, davvero nulla. Ma ripeto e ribadisco, anche il DAX non sta combinando nulla. Guardate le ultime 24 ore operative come sono davvero poco caratterizzanti. C'è da dire, come Francesco, no, come Massimo sottolinea, scusatemi, che il DAX è rimasto più indietro, è vero, perché se noi andiamo, beh, c'è un motivo, non teorico ma pratico, i dati, la decelerazione della locomotiva tedesca è evidente. Questo ha portato per un lungo periodo a una fase appunto di sell sul DAX, o meglio, il sell è stato molto profondo, però direi che adesso si sta riprendendo abbastanza bene. D'altra parte, l'effetto caratterizzante, il grafico caratterizzante degli ultimi tempi è sicuramente ancora una volta quello dei listini americani. Se è vero che il DAX qualche giorno fa ruppe la fase di congestione statica e poi partì al rialzo, è altresì vero che l'altro, che non ieri, ma la, no, ieri, lo Standard & Poor's ha fatto la stessa cosa. Quindi anche lo Standard & Poor's ha detto si sale ancora, scusate la banalizzazione. Ora non ha fatto come il DAX, quello del DAX è stato davvero bellissimo, breakout, pullback, accelerazione. Sullo Standard & Poor's per ora abbiamo solo breakout. C'è il rischio che lo Standard & Poor's faccia pullback e accelerazione? Sì, il rischio c'è. E come vedete in questo caso il disallineamento fra prezzi e movimento DAX e se vogliamo piazza affari e americani è evidente. Cioè gli americani sono nell'innesco di un potenziale nuovo allungo, gli indici europei lo hanno già lavorato una volta e qualcosa. Quindi abbiamo un problema in questo momento di un differente passo operativo. Praticamente all'America manca questo pezzo. Quindi è come se dovesse fare un lavoro di questo tipo a ribasso e poi così a rialzo, di cui chiaramente andrebbero a beneficiare tutti. Adesso come si risolverà questo tipo di disallineamento? Io non sono in grado di dirlo, però lo rilevo evidentemente. È altresì molto evidente davvero sul grafico di lungo quanto sia stata bella la rottura rialzista dell'area statica
sullo Standard & Poor's 500, come anche sul Nasdaq, e tutta la compagnia cantando. Quindi anche in questo caso posso sicuramente parlare e rilevare insieme a voi un eccesso di comprato di breve, altresì però posso semplicemente ribadire che questo è un mercato long, cioè non è un mercato ribassista, non è un mercato su cui c'è pressione, e se dovessimo vedere delle pause di trend, sono portato e direi giustamente a pensare che siano delle pause dovute all'eccesso di breve. Quindi io vedo un eccesso di breve sui mercati, ma questo lo vedono tutti, che probabilmente deve rientrare, ma non vedo al momento, onestamente, nessuna motivazione tecnica barra grafica per chiamare un'inversione. Al momento non c'è, anzi, se parliamo di motivazioni tecniche barra grafiche, direi che la fase di arretramento del gold è molto ma molto chiara, consistente e regolare. Fa il paio, quindi il bene rifugio che arretra, fa il paio peraltro con l'andamento del Bund. Il Bund anche ieri qualcosina sul campo l'ha lasciata, quindi sembra proprio, eccolo qua, adesso c'è la nuova scadenza, non vi fate, come dire, confondere, ci saranno poi i fattori di rettifica che verranno inseriti, però il Bund erano 3 giorni che veniva giù prima che entrassero i nuovi contratti, quindi anche il Bund è in fase di decelerazione, se vogliamo, e questo testimonia che la pressione long sul mercato è ancora abbastanza consistente. Quindi abbiamo un orientamento dei mercati sicuramente rialzista che fa un po' in questo momento a cazzotti, se perdonate questo termine, con una diciamo una dinamica di breve di eccesso di comprato su alcuni listini, DAX in particolare. Quindi bisogna vedere come si evolve questa fase di scarico dell'eccesso. Ma al momento, ripeto, il mercato è decisamente risk on. Un'occhiata merita anche il petrolio, un petrolio che sta cercando di abbandonare questa estenuante dinamica di trading range. Per alcuni è un petrolio in una dinamica, in un ciclo ribassista, per altri, come per me, invece, è semplicemente una fase di digestione. Ancora una volta si conferma una regola non scritta ma vissuta dai trader di lungo corso: quando il mercato fa delle fasi direzionali così strette ma così profonde nel tempo, per forza di cose dopo entra in laterale, perché qui si sono scannati rialzisti e ribassisti, e alla fine, se ci fate caso, c'è chi ha realizzato vincite e chi ha realizzato grandi perdite, ma se voi andate a fare il prezzo mediano di tutta questa roba siete nella metà. Cioè il mercato è esattamente in mezzo, solo che c'è tanta gente che ha perso soldi qua, o qua, o qui, o qui. Non parliamo chiaramente dei micro trader che non fanno il mercato, ma su un asset strategico come il petrolio, evidentemente questa fase di stabilizzazione sta portando a un riallineamento dei operatori con gli attributi, fra virgolette, e io credo, e ribadisco ancora una volta quanto ho già espresso con questi box verdi, allorquando il mercato andrà a fuoriuscire da una delle due zone significative di supporto o di resistenza, otterremo delle indicazioni degne di nota. Prima è inutile rovinarsi gli occhi e anche il portafoglio, perché questo è uno dei più classici trading range. Evidentemente, parlando di trading range, si può scalare su timeframe più bassi, tipo questo H4, e trovare anche delle motivazioni operative. Questo è il petrolio in H4, ad esempio. E come potete notare, ne ha date di spunti, divergenza rialzista ed è salito, piccola divergenza short, eccola qui, ed è sceso, piccola logica divergenziale long ed è salito, logica divergenziale short ed è sceso, e in questo momento logica divergenziale ribassista e sta decelerando. Quindi, se è vero che nel lungo è appunto in una zona di studio e di valutazione, nel breve regala grandi soddisfazioni che peraltro con le divergenze si riescono a catturare in maniera molto ma molto efficace e convincente. Un'occhiata doverosa direi anche al mondo sterlina, una sterlina che abbiamo già visto e più volte in un trend potenzialmente di inversione di lungo, ma è molto bella ancora una volta la figura tecnica di sterlina yen. Sapete da quanto tempo la seguiamo? Queste barrette verdi sono le rilevazioni che abbiamo fatto durante gli ultimi market talk, e la figura, come previsto, sta dando adesso ragione.
divergenza rialzista, doppio minimo, breakout della resistenza e via si sale. Questo è PDT at work puro ed è davvero molto bella. Non sono in posizione, lo dico subito, non è un grafico che lavoro più di tanto, però chiaramente mi dà un po' il sentiment di quello che sta succedendo sulla sterlina, quindi da tenere in grande considerazione. Sembra proprio che la sterlina stia provando un'inversione di lungo dopo un trend discendente davvero prolungato. C'è poi USD CAD su cui abbiamo avuto il piacere qualche giorno fa di sancire due aspetti. Da un lato le divergenze, guardate qua, massimi crescenti sui prezzi, massimi decrescenti sull'indicatore, divergenza ribassista. Non bastasse poi, l'USD CAD aveva creato, e l'avevamo rilevata con questa zona verde, un'area statica di prezzi che, su cui c'è stato falso breakout. Ho visto che alcuni di voi l'hanno commentato su Traders e come sempre avviene, ne avevamo parlato, se non sbaglio, proprio mercoledì ho detto attenzione ai falsi breakout perché di solito generano un movimento potentissimo in senso opposto. Signori e signori, è arrivato direi in maniera abbastanza evidente e significativa. A livello di valutario c'è poi ancora da rilevare una netta fase di inversione di tutte le valute dell'area New Zealand-Australia. L'australiano sta invertendo al rialzo, lo stesso ha fatto il neozelandese, sembra che stiano abbandonando questa area di forte depressione che l'ha caratterizzata negli ultimi mesi e anche in questo caso parlerei di chiusura di posizioni short di lungo e potenziale apertura di posizioni rialziste. OK, per quanto riguarda l'intermarket, per me è tutto, non so se avete qualche riferimento alternativo, ma mi sembra che abbiamo guardato un discreto numero di simboli e di situazioni teoricamente interessanti. Ritornando a Piazza Affari, evidentemente le cose non possono essere cambiate molto da mercoledì ad oggi, è il motivo per cui a volte preferisco, piuttosto che fare market talk, che succederà, fare delle live session di trading. Il mercato non è cambiato, lo vedete, la candela di ieri è compresa in quella di oggi e viceversa, siamo sempre lì. Ribadisco l'idea che possa fare 22,5 target, quindi non credo che l'area dei 22.000 sia un'area significativa, è solo una resistenza psicologica, ma come abbiamo visto guardando i grafici e gli altri simboli il mercato è ancora risk on, quindi mi aspetto un tentativo di Milano di andare a trovare un livello significativo. Io sul grafico che osservo l'unica cosa che posso tracciare è questa, lo dico subito, non è una grande idea di area target, non è bella, però è l'unica cosa che vedo, perché ipotizzare che il mercato possa interrompere una fase ascendente così bella perché ha fatto 22.000 mi viene da ridere. Lì non c'è davvero nulla, c'è il nulla cosmico. Posso capire che il mercato invece di fare 22.5 mi fa l'ultimo massimo, quindi fa un doppio massimo, questa roba qui sì, ma che ci fermiamo in questa zona neutra intermedia direi di no. Evidentemente però l'eccesso di breve c'è, quindi 22.000 può essere la scusa per piccole fasi di scarico e di monetizzazione per poi andare davvero a cercare il target probabilmente annuale del mercato. Al momento c'è una timida presentazione di divergenza ribassista da tenere presente, però ripeto e ribadisco, soprattutto guardando il grafico del gold, a me al momento sembra che il mercato non abbia ancora esaurito la spinta rialzista. Non ci sono movimenti significativi oggi a livello di simboli, lo diciamo subito, non ci sono variazioni percentuali particolari, il che mi porta a guardare i titoli più scambiati e a fare una rapida panoramica degli stessi piuttosto che andare a ridire sempre le stesse cose. Il primo è Intesa San Paolo, oramai vicino al target dei 2.075 che molto probabilmente raggiungerà, bella la dinamica di supporto che ha, diventa pericoloso sotto 2 ma per il momento sembra un'evidenza non molto percorribile. C'è poi Telecom Italia meno 0,14 oggi, ma anche in questo caso credo che l'area target 51,30 verrà tracciata. Banco BPM meno 0,95, ma intendo dire comunque con l'apertura di oggi ha fatto 1,90, il che teoricamente l'ha portato a realizzare finalmente il contatto con questa resistenza dinamica, quindi è un'area target intermedia. Evidentemente se il mercato mostra la corda rispetto all'ipercomprato di breve che caratterizza tutti i listini, questa è una zona dove si può creare selling,
ma il selling scatterebbe alla violazione del supporto dinamico, quindi sotto 1,84, direi non prima. Questo per quanto riguarda BPM. C'è poi Unicredit, meno 0,69, anche qui un target non completo, credo che farà 11, 11 e 10, quindi mantengo la posizione. Mi parlava poi il buon Paolo di Enel, su cui ha un potenziale short. Beh sì, in verità sono 2 giorni che Enel inizia un po' a decelerare, ha fatto un nuovo record, nuovi massimi, quindi ci sta tutta. Osservando dal mio punto di vista, quindi grafico giornaliero, come vedi, ecco, questo è il supporto dinamico. Per parlare di indebolimento reale, aspetterei una chiusura sotto 6,60, quindi sotto l'area di supporto che ho appena tirato, non prima. Evidentemente, però, qui va distinto primario e secondario, cioè il trend primario è decisamente long, è questo qui. Quindi questo eventualmente, se si innesca, è un secondario di prese di beneficio e di ricoperture su cui poi bisognerà ritornare a comprare. Al momento non vedo ancora la rottura dell'area supportiva, quindi non vedo ancora la partenza di uno short, la santificazione, fra virgolette, di uno short. Poi A2A, Massimo dice, arrivata sotto resistenza. Grazie, perché la seguiamo da tempo, eccola qui, ci siamo. Allora, se aveste delle sensazioni di un mercato che sta per crollare, questo è un punto di vendita per A2A. Però, ripeto, io questa sensazione sul mercato non ce l'ho, quindi non sono maturo per vendere al contatto di resistenze in questo momento. La vedo, la seguo, la guardo, è bella cicciottella come area di resistenza, lo vedete, è un bel tappo, quindi teoricamente andrebbe venduto, però il mercato non mi sembra da vendere in questo momento. La rivaluteremo, ma grazie per la segnalazione. Paolo mi dice: scusami, ma su Enel la guardavo in H4. Ci mettiamo un attimo a ritornare e a scalare su 4 ore. Eccola qui. Sì, vedo benissimo. Capisco il tuo punto di osservazione, ma ribadisco quanto ti ho già detto. Vedo la divergenza di bassista in H4, perfetta, ma vedo altresì abbastanza preciso il supporto dinamico. Quindi l'innesco della divergenza si avrebbe alla rottura di area 6,58. Sta mettendo già in discussione la zero line, quindi questa è potenzialmente una barra di accelerazione, informazione. Tutto coincide, però sapete il pattern sulle divergenze. Peraltro ringrazio anche ieri su Amazon, molti di voi hanno comprato il libro, sono davvero contento, mi fa molto piacere, è arrivata anche una bella recensione. Se avete letto il libro e vi è piaciuto, cortesemente lasciate la vostra recensione su Azimut. Thank you so much. A parte questo, su Amazon, ho detto Azimut. A parte questo, per Enel ribadisco, la divergenza c'è in H4, la rottura della zero line anche, confermo Paolo, aspetta la rottura del supporto dinamico prima di sancire la partenza di una PDT classica, nulla di più. Poi Giovanni mi chiede Prismian se ho idee, assolutamente nessuna, ma se me lo chiedi ci vedi qualcosa, andiamolo a vedere insieme. Divergenza ribassista veloce, diciamo un po' nel gergo pallavolistico, questa è una veloce, molto stretta, non sono le divergenze classiche, quelle diciamo da libro, evidentemente per comprato, piccola divergenza di bassista, si potrebbe correggere. Anche in questo caso, se ti va di seguire questa divergenza da trader veloce, ecco, sta mettendo in discussione il supporto dinamico, quindi un'eventuale chiusura in area 19,85 farebbe scattare il segnale short. Vediamo in H4 se si vede meglio la logica della divergenza, direi di sì, eccola qua. La divergenza in H4 si palesa in maniera direi abbastanza netta. La zero line del CCI non è ancora stata messa in discussione, tracciamo il dinamico e confermo la partenza dello short solo al di sotto dell'area di supporto dinamico che ho appena disegnato. Insomma, ragazzi, è tutto qua. Io vi ringrazio per la consueta massiva partecipazione. Market Talk nella fruizione free va in letargo, diventa un prodotto riservato ai nostri abbonati. Vi ringrazio per averlo seguito in maniera così massiva. Una tantum, come sempre. Ci sentiremo in qualche modo, magari con le dirette live su Facebook, però questo lunedì, mercoledì e venerdì che abbiamo passato insieme per davvero tanti mesi dell'anno, viene riservato ai nostri abbonati. Ringrazio davvero tutti per la partecipazione massiva e vi auguro un ottimo weekend. Ciao a tutti.